Pinellato attaccante del Como. Questo pareggio con la Gian Ermino arrivato con l'ultimo, come lo commenti generalmente? Sì, siamo un po' dispiaciuti per il risultato perché abbiamo condotto la gara per 90 minuti. Dispiace prendere gol alla fine. Sono 2 punti persi per noi, ma ripartiamo dalla buona prestazione e pensiamo già alla prossima gara da martedì. È stato difficile giocare su questo campo in parte innevato. Sì, è stato difficile per tutte le squadre, che era comunque molto ghiacciato. Sì, non è stato semplice, ma abbiamo cercato di fare la nostra partita anche sul campo così, di mettere in campo le nostre qualità e niente, abbiamo fatto una buona partita. La Giana comunque è una buonissima squadra, lo sapevamo, hanno fatto anche loro fino adesso un buon campionato. Peccato per il risultato, ma siamo ottimisti, comunque ripartiamo dalla prestazione e pensiamo alla prossima. Ecco, i vostri obiettivi quali sono adesso? Ma i nostri obiettivi sono quelli di dare il massimo da qui alla fine e di arrivare tra le prime 10 per poter poi giocarci i playoff. Ti faccio una domanda da ex Trissum. Ecco, ricordi ancora il tuo gol contro Como ai tempi, quando eri alla Trissum? Doppietta, sì. Sì. Sì, mi ricordo bene che era l'esordio con la maglia della Tritium e tengo un bel ricordo di quella giornata, comunque una bella doppietta. Un 2-2 a Monza Sì. e insomma diciamo che queste due squadre mi portano bene per adesso. Ecco, non so se hai saputo che la Trissum è ripartita dalla prima categoria adesso, dopo il fallimento, diciamo, in Lega Pro. Cosa auguri in generale alla società? Ma niente, io ho un buon ricordo comunque di quella società e adesso non so chi sia all'interno della società, non li conosco, però auguro alla squadra e anche soprattutto alla cittadina di Trezzo tutto il bene di tornare il prima possibile nel calcio professionistico e comunque gli auguro il meglio veramente. Grazie mille. Grazie a